esercizi commerciali. Qual era la strategia? No, la nostra teoria è che liberalizzando avremo aumentato gli incassi. Oggi noi abbiamo centri commerciali che si cannibalizzano da soli. Infatti, me lo dicevano anche alcune persone a Trieste stamattina, ne abbiamo così tanti qui che alcuni si stanno facendo la guerra tra di loro e qualcuno perirà in questa guerra. Quale sarà il risultato? Che avremo avuto esercizi commerciali che avevano dei datori di lavoro al loro capo, i nostri esercenti, che poi sono diventati a volte lavoratori dei centri commerciali perché fallivano i loro negozi a causa dei centri commerciali, quindi da datori di lavoro diventavano dipendenti e poi con la chiusura dei centri commerciali da dipendenti diventano disoccupati. Questo modello io l'ho già vissuto dalle mie parti, io vengo dalla provincia di Napoli che fino a qualche anno fa era una delle aree a più alta intensità di centri commerciali, si sta abbassando l'intensità perché nella guerra tra i centri commerciali alcuni sono finiti grandi all'aria in default e quindi hanno visto licenziare quelli che prima erano i miei concittadini esercenti che poi sono diventati dipendenti e poi sono finiti in mezzo a una strada. Non c'è una strategia, c'è semplicemente il fatto che i comuni fanno cassa e le regioni fanno cassa o le aree vaste fanno cassa utilizzando gli oneri di urbanizzazione che vengono corrisposti da questi grandi progetti che tra l'altro molto spesso usufruiscono di fondi pubblici, non ne usufruiscono direttamente più. Anche se dalle mie parti veniva il Presidente del Consiglio a inaugurare i centri commerciali come il Vulcano Buono progettato da Renzo Piano, ma ne usufruiscono indirettamente con tutti gli sgravi, la formazione lavoro, le assunzioni, fondi pubblici che finiscono in dei progetti senza strategie che stanno desertificando i centri storici. Da che parte stiamo noi? Ma in un paese in cui il 95% è fatto da piccole imprese sotto 15 dipendenti, io da che parte devo stare? Se non dalla parte di quel 95% per cui nessuno ha governato negli ultimi 20 anni e tutti hanno governato. E questo vale per le aperture domenicali. Allora, io penso che i vari centri commerciali da far rinascere sono i centri commerciali naturali. Lo dobbiamo fare con politiche fiscali, non con tante leggi, con politiche fiscali di defiscalizzazione di chi apre nei centri storici, di chi resiste nei centri delle città. E non solo nei centri delle città, ma anche nei centri delle periferie, perché ormai ci sono grandi città che hanno periferie che a loro volta avevano dei centri commerciali naturali che man mano sono andati verso la fine a causa della nascita dei grandi centri commerciali. Voi direte, ma vuoi fare la guerra ai grandi centri commerciali? Ma ormai anche i trend dei grandi distributori stanno cambiando. Io ho parlato con grandi marchi che hanno i centri commerciali e mi dicono che adesso la tendenza è ritornare nei centri storici con i supermarket. Non c'è più la volontà di investire nel grande mostro del centro commerciale. Dov'è che c'è ancora la convenienza? È quando il decisore pubblico ti svende il territorio e ti dice fai quello che vuoi, basta che mi dai tutti i maledetti e subito che io utilizzo un po' di soldi per finanziare la spesa corrente del mio comune. È lì che è competitivo ancora quel grande mostro, quel grande gigante con i piedi d'argilla che si fonda su un modello economico che non funziona. Poi è chiaro che l'orario di apertura e chiusura non riguarda solo la questione degli incassi, però possiamo dirci che ormai autorevoli associazioni di rappresentanza degli esercenti ci dicono che non c'è stato un incasso maggiore, si è solo spalmato l'incasso dal lunedì mattina alla domenica sera anziché dal lunedì al sabato. Perché o dal martedì al sabato, rispettando l'orario di chiusura settimanale e il giorno di chiusura settimanale? C'era una legge che hanno presentato le associazioni di categoria e addirittura la Conferenza Episcopale Italiana. Questa legge di iniziativa popolare diceva ci sono 12 giorni all'anno di festivi, rispettiamoli. Si torna di nuovo ad un'epoca in cui ci si accorda a livello comunale, a livello territoriale, per vedere quando stare chiusi e quando stare aperti. Questa cosa mi viene detto ogni volta che la dico, che è illiberale, è contro il mercato liberale, che se eleggete Di Maio non troverete mai più un negozio aperto sotto casa. Allora, non è che le persone che l'hanno proposta vengono da Marte, sono coloro che hanno interesse a che il loro business vada avanti. Le persone che hanno proposto questa proposta di legge sugli orari di apertura e chiusura hanno individuato anche le rotazioni, come è sempre stato, cioè nel weekend non è che troveremo tutto chiuso, cioè il 25% aperto e il 75% a rotazione chiuso, non nei weekend, negli orari, nei giorni festivi, poi c'è la domenica, poi c'è il giorno di chiusura settimanale. Queste cose sono
sono dei temi che non riguardano solo il business, riguardano l'essere umano, la sua qualità della vita e il tempo da dedicare alla famiglia. Ora, sembrerà ormai un discorso lontanissimo, però il tema di un esercente che da lunedì alla domenica sera per fare competizione al centro commerciale deve stare nel suo negozio è un tema anche di pace sociale, perché se non ci si dedica alle famiglie non ci si sta mai con queste famiglie, poi si scopre di contratto che le famiglie si stanno disgregando nel nostro paese ed è una competizione secondo me fuori dalla storia, perché dall'altra parte abbiamo i dipendenti dei centri commerciali che ormai è dimostrato che per il 10% assumono antidepressivi, che stanno seguendo anche loro un ritmo frenetico senza fine, senza criterio, che dove ci sta portando? Io non lo so più dove ci sta portando, perché allo stesso tempo esercizi commerciali, centri commerciali stanno risentendo del fenomeno e-commerce, cioè mentre ci sono due settori che si fanno la guerra senza più il diritto neanche di trovare mezza giornata di riposo con la propria famiglia, il consumatore si sta rivolgendo alle piattaforme e-commerce, che a volte sono viste come un nemico all'esercizio commerciale, ma io ho visto progetti molto interessanti, che per esempio fa commercio con eBay, che è quello di cominciare a formare l'esercente per la vendita online dei suoi prodotti e potenziare il suo business. Lo hanno fatto nelle aree terremotate, dove appunto era molto complicato nelle aree del centro Italia vendere su strada, ma aziende, ma piccoli esercizi commerciali che vendevano prodotti artigianali hanno cominciato a venderlo nel mondo e a potenziare il loro business, e allo stesso tempo, è inutile che ce la raccontiamo, l'e-commerce è un settore in crescita, tanto vale formare le nostre piccolissime imprese ad utilizzare anche questo strumento in modo tale da non subirlo ma da cavalcarlo. Ora, io penso che su questo non ci sia da essere liberali o illiberali, non è questo il dibattito è la qualità della vita del cittadino che è dipendente, che è datore di lavoro, è esercente e che dobbiamo tutelare. Questo non significa che dobbiamo danneggiare il mercato, ma le liberalizzazioni sfrenate in questi anni hanno dimostrato che la liberalizzazione non è una religione, ci sono liberalizzazioni che servono e altre che non servono, e noi vogliamo stare dalla parte del nostro tessuto produttivo, un tessuto produttivo in Italia, lo ripeto, che ha il 95% di imprese sotto i 15 dipendenti, ma che vede un'Europa che fa provvedimenti sul modello di piccola impresa tedesca e francese che ha 90 dipendenti. Quando tu fai dei provvedimenti europei che si rivolgono a piccole imprese, devi dirmi qual è il modello di riferimento, perché noi siamo sempre fuori dai radar delle normative europee, perché il progetto di quello che si concepisce lì è sempre su modelli imprenditoriali lontani dal nostro. È colpa della Francia e della Germania? No, è colpa nostra che a quei tavoli non ci siamo. E per farvi un esempio, così parliamo anche della Bolkestein, lo sapete il Parlamento italiano quanti funzionari ha a Bruxelles? 2. Lo sapete il Parlamento tedesco? 45. È come se una squadra giocasse in 11 e una giocasse in 2. Non ha nessuna speranza di vincerla la partita. Quindi dobbiamo cominciare ad esserci lì, non a fare meglio. Iniziamo ad esserci non solo con i parlamentari, gli europarlamentari che fanno il loro lavoro, ma con i nostri funzionari che, come in Italia, anche lì scrivono le norme prima che i parlamentari le approvino e le attuano prima, dopo l'approvazione da parte delle istituzioni europee, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Questo è un progetto di paese in cui decidi di mandare gli uomini dello Stato a difendere lo Stato che tu conosci. Poi c'è qualcun altro che si è messo in testa che questo essere piccole imprese in Italia sia una colpa. E allora ogni volta questa colpa la dobbiamo espiare favorendo quel 5% rimanente che va oltre i 15 dipendenti, che per carità, a cui non voglio fare la guerra, perché magari molte delle piccole imprese sono indotto delle medie, delle grandi, quindi è un tessuto in equilibrio. Ma che cosa ha prodotto il continuo fare leggi contro questo tessuto? Che oggi in Italia l'1% della popolazione detiene il 25% della ricchezza nazionale, e quell'1% non sono i ricchi, perché essere ricchi non c'è nessun problema essere ricchi, anzi, se uno se lo merita
ben venga. Il tema è che quell'1% che possiede il 25% della ricchezza nazionale è una distorsione della nostra economia interna legata al fatto che quell'1% è un'elite privilegiata che ha visto in tutti questi anni leggi a favore a discapito di chi invece lavorava onestamente e portava avanti progetti imprenditoriali in maniera onesta. Qual è il risultato? Vediamo la Bolkestein. Fermo restando che chi ha messo gli ambulanti nella Bolkestein ammette che non ce li voleva mettere, l'arte dei pazzi si dice dalle mie parti. Quindi non hai neanche come contestare la razza di quello che hanno fatto, perché oltre il danno la beffa, hanno fatto il danno ad una categoria, gli dicono pure no, ma noi non la volevamo mettere. Tanto è vero che in Europa gli unici che hanno gli ambulanti nell'ambito di questa direttiva siamo noi e la Spagna. Ma la Spagna ha fatto concessione a 90 anni, correggetemi se sbaglio, a decine di anni. Qual è il principio? Loro dicono le risorse naturali, lo sfruttamento delle risorse naturali deve essere messo a bando europeo. Ora, questo è l'unico paese in cui risorse naturali non sono i pozzi di petrolio, ma risorse naturali sono le piazzole di quello che l'ambulante ogni giorno vende all'interno del mercato. Cioè quel quadrato su cui lui mette la sua attività come ambulante è una risorsa naturale e quindi va messa a bando. A bando a che livello? Europeo. Ci sono dei limiti per le imprese che devono partecipare? No. Quindi può arrivare una multinazionale e si prende un mercato, praticamente. Questo è il meccanismo. Lo stesso vale per le spiagge e per tanti altri ambiti, ma restiamo negli ambulanti. Che cosa si sta dicendo in questo momento? Dobbiamo fermare i bandi. Nell'ultima legge di bilancio si è fatto qualcosa, noi siamo molto contenti del fatto che questa battaglia all'inizio la combattevamo da soli e ci dicevano che eravamo i liberali, adesso ci seguono in molti, in Parlamento. Il principio però qual è? È che una direttiva europea che mette a bando europeo un'attività che è piccolissima, legata a volte a un datore che ha un dipendente o un lavoratore individuale, significa che stai mettendo in competizione una persona che ha una piccolissima attività con un gigante dell'economia multinazionale. La battaglia è persa in partenza, non dovremmo neanche consentire che avvenga questo genere di competizione. E se questa competizione poi genera l'effetto che muoiono imprese, non c'è certezza di investimenti, perché oggi un ambulante che vuole fare un investimento, che vuole rinnovare la propria strumentazione che utilizza, banalmente anche il mezzo di trasporto con cui trasporta tutti i prodotti che vende, non può farlo perché non sa l'anno prossimo che cosa può succedere, non sa tra due anni che cosa può succedere. Quello che genera è incertezza e poi si dice in Italia non c'è investimento, si trattiene il risparmio. E grazie mille, io sono un esercente e non so quanti centri commerciali mi nascono sul territorio da qui ai prossimi 3 anni, chi me lo fa fare di investire risorse nel mio esercizio commerciale? Sono un ambulante, mi hanno fatto una direttiva per cui da 5 anni mi dicono che l'anno prossimo viene messo a bando lo spazio su cui io ho una concessione, avevo una concessione, ho fondato la mia attività per sostenere la mia famiglia, chi me lo fa fare di investire risorse nella mia economia? E lo stesso poi vale per il concetto nella mia economia familiare. Lo stesso poi vale in generale per tutto il resto, perché i temi legati al commercio sono i temi dell'impresa. Ora, noi siamo una forza politica che in questi anni ha voluto fare un atto di testimonianza, decidere di tagliare gli stipendi ai propri parlamentari, prendere quei soldi e metterli in un progetto che faceva nascere imprese. Sono nate in Italia grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle negli ultimi 5 anni, sono nate 7.500 imprese che danno lavoro a 14.000 italiani con 21 milioni di euro di tagli ai nostri stipendi. Un piccolo contributo. Non abbiamo... Non abbiamo cambiato l'economia del paese, eh? Quindi io non vengo qui a dire che grazie a quello abbiamo cambiato l'economia, però vengo qui a dire una cosa, che chi dice che noi non crediamo nelle imprese, che siamo statalisti, che siamo illiberali, fino ad ora quelli che ci accusano di questo sono quelli che hanno aumentato le tasse alle imprese, tagliato le risorse e le hanno messe in condizione di chiudere. Noi siamo quelli che, tagliando gli stipendi perché avevamo preso un impegno con i cittadini,
All'inizio della legislatura ci siamo chiesti, ma dove possiamo mettere questi soldi, visto che abbiamo preso un impegno con gli italiani e comunque li taglieremo? Mettiamoli in un progetto che crea lavoro. Come si crea lavoro in Italia? Aiutando le imprese. E io ci credo fortemente, la mia famiglia si è fatta impresa per 30 anni e abbiamo fatto impresa legata all'edilizia con 5-6 dipendenti. L'edilizia era un grande motore di questo paese, portava via tutto insieme, perché anche l'esercizio commerciale risentiva positivamente di un'edilizia che spingeva, ma era un'edilizia che spingeva per due ragioni. Una, c'erano le famiglie e crescevano le famiglie, si facevano più figli e le persone volevano farsi una famiglia e facevano le case. E l'altro, perché era l'epoca in cui costruire ex novo pagava. Poi a un certo punto l'edilizia si è fermata perché pensavamo di dover sempre costruire cose nuove, case nuove, immobili nuovi, edifici nuovi. Oggi non è più quell'era lì. Se noi vogliamo rilanciare l'edilizia, dobbiamo fare una cosa molto semplice: permettere alle famiglie di ristrutturare energeticamente la propria casa per abbassare i consumi e la dispersione termica e permettere allo Stato di investire nella riqualificazione energetica degli edifici pubblici. C'è lavoro da qui ai prossimi 30 anni per l'edilizia. Edilizia meno qualificata, con manodopera meno qualificata e più qualificata, a seconda di quale sia il tipo di intervento. Però, se noi affrontiamo questo tema della ristrutturazione energetica degli edifici con l'ecobonus che ha le detrazioni, mi spiegate una signora che prende una pensione di 400 euro al mese per ammortizzare la detrazione della ristrutturazione della propria casa quanto impiegherà? Decenni, probabilmente. Quindi non mi conviene, ma non mi conviene perché non ho le risorse. Non possiamo pensare che gli italiani facciano la ristrutturazione energetica delle proprie case così, perché hanno le risorse in pancia. Dobbiamo trovare degli strumenti come Stato per incentivarli. Oggi l'incentivo è la detrazione. La detrazione è troppo lunga, ha dei periodi troppo lunghi e disincentiva a fare la ristrutturazione. La ristrutturazione però è un'esigenza dello Stato, perché se abbassiamo i consumi abbiamo bisogno di meno produzione energetica, e se abbiamo bisogno di meno produzione energetica possiamo anticipare lo switch dai carbon fossili alle rinnovabili, perché è questa la grande sfida di un paese come il nostro, che ha l'esposizione da rinnovabili più alta di Europa. Che cosa ci serve? Ci serve un nuovo strumento che si chiama certificato di credito fiscale, che noi abbiamo proposto in Commissione Finanze per anni. Una cosa molto semplice: quando io voglio ristrutturare casa mia, voglio accedere all'ecobonus, vado all'Agenzia delle Entrate e lo chiedo. Se ne ho diritto mi danno un certificato. Chiamo l'impresa di edilizia privatamente e gli dico: vieni a ristrutturare casa mia. Metà te la pago in contanti, metà te la pago con questo certificato. Tu vai in banca, riscuoti il certificato e la banca ammortizza su un decennio la detrazione. Tanto la banca non ha il problema, è solida, non ha il problema di dover estinguere la detrazione su più anni. Questo meccanismo si chiama certificato di credito fiscale ed è un certificato che noi abbiamo proposto per anni nella legge di bilancio e vogliamo fare. Perché? Perché in quel momento la detrazione si estingue pure per il cittadino, monetizza subito l'impresa, il cittadino risparmia subito, non deve anticipare nulla, non deve smaltire nulla sul proprio stipendio, sulla propria pensione, e riesce a fare la ristrutturazione energetica. Ora, questo è un piccolo passaggio di come rilanciare una parte dell'edilizia in questo paese, ma è il motore di un'economia, è stato il motore di un'economia. È solo questo, no? Se vogliamo creare lavoro nell'impresa, dobbiamo cominciare a parlare di sburocratizzazione. Ora, loro prima di tutto, con le loro sigle, quando mi incontrano i vertici nazionali, mi dicono: vi prego, non fate più leggi sulla sburocratizzazione, perché ogni volta che le fate create nuova burocrazia. E avete perfettamente ragione. Io ogni volta che parlo di fronte a imprese, piccole, microimprese, dico sempre una cosa: sono entrato in Parlamento convinto che servisse una legge per ogni problema di questo paese. Ne esco convinto che il problema di questo paese è la legge e il numero di leggi che sono state fatte in questi anni. Vi spiego con molta... Vi spiego velocemente. In Italia ci sono circa 200.000 leggi di rango primario. A Roma se ne aggiunge una ogni 2 giorni e mezzo. Questo è il ritmo. Più le leggi regionali, le normative europee, le circolari ministeriali, i regolamenti attuativi. Se mettiamo insieme tutto questo, e qualcosa ci starà sfuggendo sicuramente,
La media è che ogni mezza giornata sulla testa di un imprenditore, di un cittadino, di un disoccupato, di un dipendente pubblico cade una nuova legge. Qual è il risultato? Che quando avete un problema non sapete più neanche quale sia la legge di riferimento a quel problema e l'ente che ve lo deve risolvere. Andate dal vostro professionista, il quale vi dice: vediamo se la cambiano domani, aspettiamo un attimo, perché non sappiamo quale sia la legge certa che affronta questo problema. Andate dall'ente e l'ente, siccome la legge è scritta malissimo, vi dice: non è competenza mia, devi andare dall'altro. Non è competenza mia, devi andare dall'altro. Come si risolve questo problema? Io ho seguito questo tema per 3 anni come vicepresidente della Camera, collaborando anche con parlamenti come quello tedesco, francese e inglese. Abbiamo tutti lo stesso problema in Europa. Troppe leggi. Pensate che in Francia una settimana su 4 ai parlamentari è stato vietato di fare leggi, con la settimana del controllo parlamentare, che è un modo elegante per dire ai parlamentari: per 3 le avete fatte, una riflettete su quello che avete creato. In Inghilterra ogni nuova legge che si fa se ne devono abolire 3 vecchie. Se si fa una legge e si richiama ad un'altra legge, è vietato il richiamo, il comma 1, il paragrafo 4, l'articolo 2 che riparta l'articolo 4, è vietato. Ma soprattutto, quindi significa che prendi il testo della vecchia e lo rendi organico nella nuova per rendere comprensibile la legge che scrivi. E poi, se tu fai una legge, tu parlamentare, che deve creare 1 milione di posti di lavoro, me lo devi mettere per iscritto, perché dopo 2 anni una commissione analizzerà i risultati della tua legge e se non li ha creati i primi 200.000 posti di lavoro secondo il cronoprogramma che hai indicato, propone l'abolizione della legge, perché una legge che non funziona è difettosa e non bisogna lasciarla nell'ordinamento, perché si somma a tutte le altre e ti crea quella che in Francia chiamano la mille foglie normativa, nella quale chi è disonesto si muove alla grande, chi è onesto rimane imbrigliato. Allora qual è? Qual è il nostro obiettivo? Ed è quello con cui, con le vostre sigle, stiamo collaborando anche a livello nazionale. L'ho chiesto esplicitamente, i vostri direttori generali nazionali mi hanno anche dato dei contributi molto interessanti. L'obiettivo è eliminare le leggi, quindi i programmi elettorali del futuro, ma anche del presente, non sono l'elenco di leggi da fare, ma l'elenco di leggi da abolire, così puoi sburocratizzare. E il nostro progetto è, con una legge, abolirne 400, per lasciare in pace chi crea valore, dalla microimpresa alla piccola, media e grande. Lasciare in pace significa che non possiamo più avere imprenditori italiani che passano 130 giorni l'anno a fare adempimenti, altri 60 giorni a esibire durante i controlli quegli adempimenti che gli hai già mandato allo Stato, perché tu hai fatto gli adempimenti e li hai mandati a ogni ente. Solo che siccome gli enti non comunicano tra di loro, viene un altro ente a controllare i dati che hai mandato a tutti. E non è più possibile che la legge ti dica anche la saponetta nel bagno della tua impresa, del tuo esercizio commerciale, in che posizione deve stare sul lavandino, perché nessuno controlla. E quando arriva un controllo, qualcosa lo trova sempre, perché siamo di fronte a delle norme che dicono tutto il contrario di tutto. Allora ci vogliamo prendere pure qualche rischio, abolendo queste 400 leggi, abolendo un po' di adempimenti. Ma tanto le leggi anti-evasione in questo paese hanno fatto la guerra a chi le tasse le ha sempre pagate, non a chi evadeva, e lo vediamo anche nei risultati. Gli unici dati sull'evasione che sono notevoli sono quelli che loro chiamano dati sull'evasione fiscale, in realtà sono la volontà di disclosure, che è un modo inglese, come sempre, per dire scudo fiscale, significa prendi i soldi, portali all'estero, tanto prima o poi lo Stato ti fa un condono per farli rientrare, e li chiamano soldi proventi della lotta all'evasione. Per me quella non è la lotta all'evasione, è il pessimo esempio che dà lo Stato dicendo evadi che prima o poi un modo lo troviamo per farti lottare. Se vogliamo fare la lotta all'evasione dobbiamo fare una cosa informatica, unire le banche dati di tutti gli enti pubblici, così che io possa sapere dalla Camera di Commercio se ha aperto quell'impresa, se sta pagando tramite l'INPS i contributi, se l'Agenzia delle Entrate ha visto entrare le tasse che servivano e se l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fatto gli accertamenti. Unendo queste banche dati non abbiamo bisogno né di chiedere adempimenti a loro e né di mandare neanche più i controlli nelle aziende. Si fanno semplicemente i dati e si analizzano i dati in maniera incrociata. Questo significherà anche scoprire delle cose che non abbiamo scoperto in questi anni, però
nell'epoca del digitale, dell'industria 4.0, dell'informatica, stiamo ancora a mandare i controlli in ogni azienda a chiedere carte, non più non ancora certificati digitali, in un'epoca in cui possiamo monitorare tutto. Questo non significa però scatenare la caccia all'imprenditore che mi deve dimostrare se è onesto lui. È lo Stato che mi deve dimostrare che ho qualcosa che non va. Invece noi siamo nell'altra condizione oggi, siamo tutti colpevoli e dobbiamo dimostrare di essere innocenti. E questo non vale solo per le imprese, perché oggi un comune di 500 abitanti, un comune di 1 milione di abitanti, quindi sto parlando di istituzioni pubbliche, devono fare lo stesso numero di adempimenti in questo paese, pur avendo un dipendente dell'ufficio tecnico e un altro, per esempio, 100 dipendenti dell'ufficio tecnico. È un atteggiamento culturale la burocrazia. Questo tema, io ci credo molto in questa cosa dell'abolizione delle leggi, perché quando parliamo di burocrazia parliamo di un atteggiamento culturale dei parlamentari, prima di tutto, che in Italia vengono valutati per quante leggi approvano e quanti emendamenti approvano. Voi direte, è una cosa buona, io ti do uno skill in base a quante leggi hai approvato. Non è così, perché siamo arrivati al punto in cui si fanno le leggi per dire di averle fatte, per fare i comunicati stampa. Nessuno si preoccupa più se quella legge stia funzionando o non stia funzionando. Tanto uno ogni 2 giorni e mezzo significa che dopo 2 giorni e mezzo devo fare un altro titolo del TG con un'altra legge. Il problema è il vostro che vedete piombare a decine ogni mese sulla vostra testa. Se vogliamo risolvere questa questione dobbiamo cambiare l'approccio. E quindi nella 18ª legislatura, che inizia dal 4 marzo, speriamo di essere in maggioranza al governo, perché l'approccio che vogliamo dare è totalmente diverso da quello che si è portato avanti fino ad ora. Dobbiamo fare riorganizzazione della normativa esistente, eliminare quello che non serve dalle norme dello Stato, e poi le politiche pubbliche si fanno con i soldi e con la fiscalità. Cioè noi in una legge che si chiama legge di bilancio, che si fa una volta all'anno, si decide i soldi degli italiani, se metterli per finanziare gli esercizi commerciali o le grandi multinazionali, le energie rinnovabili o i petrolieri. È questo che noi decidiamo ogni anno nella legge di bilancio, e quello fa la differenza nelle politiche pubbliche, non la legge che istituisce la giornata delle vittime delle penne, per dirne una per assurdo. Ma se ci pensate, quante leggi che istituiscono la giornata di sono state fatte in questi anni? Poi mi fermo qui perché ci sarebbe tanto altro da dire. Io ho rappresentato la Camera dei Deputati per 5 anni come vicepresidente della Camera, l'ho fatto orgoglioso di essere un rappresentante delle istituzioni. Però alla fine di questi 5 anni, qualche mese fa, ho fatto un conto per conoscere la produttività di questa Camera e ho visto che l'80% del tempo questa Camera ha lavorato a fare atti di indirizzo, quindi non leggi, che per l'80% non hanno mai visto attuazione. Cioè noi abbiamo passato un poco più del 70% del tempo di questi 5 anni a produrre degli atti che non hanno avuto nessun effetto. Quando li abbiamo prodotti con un effetto, che erano le leggi, uno ogni 2 giorni e mezzo, abbiamo provocato danni. Questa è la crisi del Parlamento, della legge, che c'è in tutta Europa, ma nel resto d'Europa si stanno attrezzando. Qui in Italia, invece, continuiamo come se niente fosse. Questa è la burocrazia. Poi ci sono tanti altri temi. Io ne voglio affrontare 3 velocemente, perché non voglio tediare né i nostri ospiti né voi che ci state ascoltando, che state qui ad ascoltare. Il tema delle tasse è un tema che tutti vogliono abolire, cioè il programma elettorale di tutti in questa campagna sarà riduciamo le tasse, anche perché siamo un paese che tra tasse formali e tasse effettive abbiamo il 70% di tassazione su per giù. Col 70% di tassazione le nostre imprese ci hanno fatto diventare comunque la prima forza di export in Europa. Perciò io quando vedo i nostri imprenditori, dalla microimpresa alla grande impresa, io li ringrazio sempre, perché non è che sono riusciti a fare questi risultati grazie alla politica, ma nonostante la politica e quello che gli ha messo sul groppone di questi anni, la tassazione. Però sulle tasse vogliamo essere una forza politica responsabile che non fa slogan? Benissimo, allora cominciamo a vedere quali sono i modelli. Io sono stato un mese fa negli Stati Uniti, lì stavano votando la grande manovra fiscale per abbassare le tasse sulle imprese. Questa manovra portava al 15% la tassazione sulle imprese. Dimentichiamoci un attimo il 15%, un paese al 70%, non voglio sparare alle grosse.
La mia domanda è stata ai membri del congresso: state votando questa riforma fiscale, dove prendete i soldi? No, è la domanda che ci fanno sempre tutti, dove prendete i soldi? E loro mi hanno detto: questa è una domanda che fate sempre voi europei. Noi, che non abbiamo i vincoli di Maastricht, stiamo facendo una riforma fiscale che è un investimento sul futuro. Che cosa facciamo? Facciamo un po' di debito, prendiamo quei soldi, li mettiamo nell'abbassamento delle tasse alle imprese, le imprese assumono, producono di più, fanno investimenti, tra 4 anni la nostra economia prevediamo che cresca, a quel punto i soldi del gettito ripagano il debito e finanziano in maniera strutturale la misura. Bisogna andare negli Stati Uniti per vedere questa cosa? No, bisogna andare in Spagna, paese molto simile al nostro, anche per tessuto di imprese, che ha sforato il 3%, che è uno di quei parametri di Maastricht che tanto noi rispettiamo e teniamo a rispettare, ha preso quei soldi e che ha fatto? Ha abbassato il costo del lavoro. Risultato: se io assumo un dipendente che mi costa, a cui do 1.300 euro netti di stipendio, a me datore di lavoro costa 300 euro. In Italia gli dai 1.300, ti costa altri 1.300 almeno come datore di lavoro. Come hanno fatto gli spagnoli? Facendo un investimento in deficit. Così si è assunto di più e alla fine, quando noi crescevamo al ritmo dell'1, quell'anno loro crescevano al ritmo del 3%. 3 volte tanto. Questo è il principio. La Francia fa un'altra cosa ancora più, secondo me, intelligente. Sfora il 3%, perché siamo rimasti solo noi in questo 3%, sfora il 3% e investe in politica alla famiglia. Perché noi qui possiamo parlare di tutti i temi che vogliamo, vedete? Però il tema vero è che in Italia muoiono più persone di quante ne nascono. E siamo l'ultimo paese in Europa per nascite. La Francia è il primo per nascite. Perché hanno più voglia di fare figli? No, di certo non è un paese, non è questa la questione. I figli sono un atto d'amore e vari studi ci dimostrano che l'Italia è il primo paese per voglia di fare figli. Ma siccome sono un atto d'amore, vogliamo mettere al mondo dei bambini che abbiano un avvenire. E per avere un avvenire dobbiamo avere un minimo di sostegno e di certezze. Bene, se noi andiamo a vedere qual è il modello di welfare francese, un paese in cui si investe fino al terzo figlio nelle famiglie e ti rimborsano pannolini, asili nido, assegno di istruzione, assegno fino al terzo anno per il bambino fino a 800 euro al mese, fino al terzo figlio. Questa è la differenza tra noi e loro. E dobbiamo fare politiche per la famiglia, per mettere in equilibrio i fondi pensionistici, per mettere in equilibrio la sanità, per mettere in equilibrio l'istruzione. Questo è un punto, perché cosa passa? Per una convinzione che il debito pubblico in Italia non si ridurrà mai restando in quel parametro del 3%, perché mentre gli altri stanno riducendo il debito, sforando il 3%, noi restando il 3% segniamo nuovi record storici del debito ogni settimana. Allora io che cosa voglio fare col Movimento 5 Stelle? Non andare in Europa e scassare tutto, andare via. Oggi noi abbiamo una grande opportunità come paese. La Germania non riesce a fare un governo da 90 giorni, la Spagna ha un governo di minoranza, il Portogallo ha un governo di minoranza, in Francia i partiti storici sono stati asfaltati e ridotti ai minimi termini da Macron. È cambiata l'Europa nei rapporti di forza, non esiste più il monolite franco-tedesco. Oggi noi abbiamo come paese Italia, la seconda forza manifatturiera d'Europa, la prima per export, è un paese che dà 20 miliardi di euro alle istituzioni europee ogni anno e ne vede rientrare soltanto 12, la grande opportunità di andare a quei tavoli e far valere il nostro peso contrattuale. Ma di certo io non ce l'ho con i paesi che hanno difeso le loro aziende in questi anni facendo il loro dovere, io ce l'ho con la nostra classe politica che non è stata presente. Quindi, se dobbiamo parlare di tassazione, la cosa di cui parliamo è subito una riduzione del costo del lavoro. La riduzione del costo del lavoro difende il Made in Italy, perché il Made in Italy non potrà mai robotizzare i suoi artigiani. Sebbene siamo nell'era dell'impresa 4.0 e l'industria 4.0 della robotizzazione, i nostri artigiani del Made in Italy non saranno mai robotizzati, perché il giorno in cui ci metti un robot lì, hai praticamente snaturato il Made in Italy e nessuno lo compra più. Però per tenere competitivo il Made in Italy dobbiamo abbassare il costo del nostro artigiano, del nostro dipendente dell'azienda del Made in Italy. Vale per l'agroalimentare, per il turismo, per i beni culturali, per la manifattura. Ovviamente non basta soltanto questo, però questo è il nostro punto di inizio. Quindi faremo una manovra shock di abbassamento delle tasse sul costo del lavoro, utilizzando anche risorse in deficit. Poi, dove si prendono i soldi?
Guardate, io dopo 5 anni ne ho viste di tutti i colori nel bilancio dello Stato. Quando sono arrivato alla Camera, i parlamentari si facevano rimborsare pure le punture di insetto e di insolazione a 300.000 euro all'anno. E quando non si facevano rimborsare le punture di insetto, diventavano ex parlamentari e gli pagavamo per 20 anni con 1 milione di euro all'anno i viaggi. Voi avete pagato i viaggi, non so, a Cirino Pomicino per 30 anni, non so per mandarlo dove, nonostante l'abbiate mandato a casa 15, 20, 30 anni fa. 30 anni. Questa roba è solo la punta dell'iceberg, per carità. Però questa roba l'abbiamo fatta saltare come movimento. Ormai sono anni che voi non pagate più le punture di insetti ai parlamentari e i rimborsi spese viaggio agli ex parlamentari. E non ci dovete ringraziare perché questo è il minimo sindacale. Solo che ci sono da aggredire altri 50 miliardi di euro di sprechi nel bilancio dello Stato, che è oltre 800 miliardi. 50 miliardi non certificati da noi, certificati da autorevoli centri studi, grandi associazioni di categoria, che ci dicono che quei 50 miliardi possono essere tagliati da dove non serve e investiti dove serve. Dove investi oggi? Nuove tecnologie, energia, trasporti e infrastrutture e sicurezza del territorio. Sono investimenti ad alto moltiplicatore, significa che togli da una parte dove non serve, metti lì e ogni euro che metti te ne ritornano 5, 4, 6. Sono investimenti ad alto moltiplicatore. Solo nel turismo, ogni euro che metti te ne rientrano 6, quindi ogni miliardo che metti sono 6 che rientrano nelle casse dello Stato. Ma per fare questo, di cosa ci dobbiamo dotare? Di grandi scienziati? No, perché il piano Cottarelli, come il piano degli altri commissari alla spending review, era chiaro. Cioè, noi in questi anni abbiamo avuto i commissari alla spending review. Arrivavano e dicevano al Presidente del Consiglio: guarda, per ridurre la spesa pubblica improduttiva devi tagliare queste partecipate. E il Presidente del Consiglio tagliava il commissario alla spending review, non tagliava le partecipate. È sempre andata così in questi anni. L'ultimo è stato Cottarelli. Ora io non devo andare a riassumere un altro che mi dica: ce l'abbiamo già questo studio, abbiamo 8.000 società partecipate in Italia, le dobbiamo portare a meno di 1.000. Molte di queste 8.000 sono dei carrozzoni politici. Cosa ci serve? Un partito che non è in conflitto di interessi al governo, possibilmente un movimento, visto che io faccio parte del Movimento 5 Stelle insieme a tutti, a tanti altri. Conflitto di interessi significa che quando io sto tagliando quelle 8.000 partecipate non mi chiama il sindaco di quella città o il presidente di quella regione e mi dice: io ti ho portato i voti assumendo in quella partecipata, se tu adesso me la tagli finisce il gioco. È questo che è stato il gioco per tutti questi anni. La garanzia su questo è che noi, e non ve lo diranno mai, a Roma questo processo abbiamo già iniziato. Da 13 partecipate siamo passati a 9, abbiamo accorpato i consigli di amministrazione, abbiamo preso l'ATAC, che è la più grande azienda di trasporto pubblico locale d'Italia, e invece di continuare a foraggiarla con i soldi dei contribuenti romani, che era un pozzo senza fondo, abbiamo deciso di prendere quell'azienda, abbiamo licenziato la Parentopoli di Alemanno, l'abbiamo licenziata noi, poi l'abbiamo portata davanti a un giudice col concordato preventivo in continuità, e davanti a quel giudice abbiamo detto: adesso lei può monitorare un processo in cui abbiamo potere per licenziare i fannulloni, eliminare quello che non serve, fare una spending review dell'ATAC e restituirla ai romani per quello a cui doveva servire, fare trasporto pubblico locale, non assunzioni dei parenti, degli amici e di tutto quello che è stato creato in questi anni. Quello è un piccolo modello che stiamo sviluppando, lo vogliamo sviluppare a livello nazionale recuperando risorse. Non sono solo quelli 50 miliardi, ma a quel punto avremo i soldi per poter fare anche gli investimenti che servono a questo paese. Io non sono pregiudizialmente contro le grandi opere, ma ci sono grandi opere che servono e grandi opere inutili. Noi abbiamo stimato che ci sono 9 miliardi di euro di grandi opere inutili che vogliamo togliere, definanziare, togliere da lì quei soldi e investirli in grandi, piccole e medie opere utili che servono alle nostre imprese, ma soprattutto servono al turismo. Perché se questo paese deve diventare la più grande industria turistica d'Europa, e credo che sia una vocazione che ci meritiamo, la prima cosa che dobbiamo fare è che quando un turista atterra in un aeroporto deve potersi muovere in questo paese da nord a sud senza rischiare la vita, senza fare i giochi politici. Quindi da questi soldi possiamo recuperare i fondi per superare anche la legge Fornero, che è una legge che riguarda anche gli imprenditori, ma soprattutto i giovani, perché il giorno in cui è stato vietato a 1 milione di italiani di andare in pensione, a 1 milione di giovani, 1 milione di giovani è stato espulso dal mondo del lavoro, quello stesso giorno. E se questo è un principio, l'occupazione giovanile, che ci sta a cuore,
se vogliamo combattere la disoccupazione giovanile, dobbiamo cominciare a ripristinare un'età pensionabile che non impedisca ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Come si fa? Gradualmente, è un progetto a 5 anni di governo, non dall'oggi al domani, e iniziamo dai lavori usuranti. Cioè un operaio dell'edilizia che ad agosto deve stare su un'impalcatura a 40 metri, a 40 gradi, a 67 anni, non è di un paese civile, non è un cittadino di un paese civile. Se vogliamo cominciare a ripristinare un po' di civiltà, la vogliamo fare. E troveremo anche le risorse per tutto il resto. Voglio in conclusione dire due cose. Qual è la garanzia che queste cose si faranno, visto che tutti verranno a raccontare? Noi abbiamo messo in piedi in questi anni un impianto di regole. Io non credo nel superuomo, non ci credo. Non credo ci siano delle persone in politica superiori che siano in grado di fare miracoli. Io credo nelle regole e nel valore delle regole, come ci abbiamo creduto come movimento in tutti questi anni. Abbiamo creato un nuovo statuto, che è uno statuto che si deve adeguare alla nuova legge elettorale, che si chiama Rosatellum. È uno statuto che individua delle regole certe di condotta per i parlamentari del futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle nella 18ª legislatura. Il primo potere che ci dà è di mettere fuori chi crede che questo movimento sia un taxi per arrivare in Parlamento e vendersi al miglior offerente. Allora, dovesse fuggirci in entrata, abbiamo inserito una regola per cui chi cambia casacca ci deve pagare 100.000 euro di multa, e quindi non esiste più il fenomeno dei voltagabbana dal mio punto di vista, almeno nel Movimento 5 Stelle. E terzo, che risolve finalmente la questione morale, non solo ti devi dimettere se sei condannato anche solo in primo grado, ma se nell'ambito di un'indagine viene fuori che hai portato avanti una condotta immorale, al di là di quello che stabiliranno i giudici, non puoi più far parte del Movimento 5 Stelle e ti devi dimettere. E se passi un altro gruppo ci devi pagare la multa. Questo serve a creare una generazione di parlamentari differenti che tenga fede agli impegni. È chiaro che questo non può passare soltanto per delle regole, anche per delle competenze. Ma che cos'è la competenza oggi? Io credo che le persone che sono a questo tavolo siano molto competenti, ma non solo questo. Le persone che sono a questo tavolo conoscono la loro realtà e sanno bene che quando si fa una legge per gli esercenti, per gli ambulanti, la prima cosa che ti devi chiedere è che effetto sta avendo sulle persone. Quando hanno fatto la legge Fornero o il Jobs Act o la buona scuola, nessuno di quei geni si è chiesto quale fosse l'effetto sugli esodati, sugli insegnanti che venivano sparati a centinaia di chilometri di distanza, o ai giovani che nei contratti interinali oggi per il 30% hanno una media di i contratti hanno la media di durata di un giorno, grazie al Borsato, un giorno. Nessuno se l'è chiesto. Si scrivono le norme in maniera algida e poi se ne fregano altamente degli effetti, oppure sanno gli effetti, conoscono gli effetti, ma non gliene frega niente. Allora, per me competenza è umanità, perché puoi essere il professore più bravo del mondo, ma mi devi dimostrare che quando elabori una teoria che metti in un provvedimento, ti preoccupi delle persone, degli esseri umani, della qualità della vita degli italiani. Questo significa competenza. Poi, tutto il resto, e chiudo davvero, sono gli altri. Io non ne ho parlato proprio, se vedete. E in conclusione vi voglio dire soltanto una cosa. Io sono sicuro che saremo la prima forza politica del paese alle prossime elezioni, e questo perché già lo siamo. Ci hanno dato per morti negli ultimi 5 anni ogni anno, oggi siamo al 30%, siamo il primo movimento d'Europa e lo facciamo senza finanziamenti pubblici e senza grandi finanziamenti privati. Avete contribuito voi a questa campagna, a questo rally, come l'ho chiamato, che sto facendo in tutta Italia, e continuate a contribuire, perché arrivano donazioni in media di 20-30 euro, siamo a 250.000 euro già. Ma ce ne servono degli altri per continuare a fare eventi anche con gli altri candidati parlamentari. Ma detto questo, il problema è che tutti gli altri sono frammentati, hanno fatto delle grandi coalizioni, hanno messo insieme di tutto per provare a battere noi. Qual è il problema? È che queste grandi coalizioni ci faranno piombare nel caos per due ordini di ragioni. Se guardate il centrodestra, è l'alba dei morti viventi. Ci sono di nuovo Mastella, Cirino Pomicino, Miccichè. Stanno ritornando tutti e stanno ritornando sotto forma di micro partitini, tutti piccoli.
Vasselli ha fatto Udeur 2, la vendetta. Udeur 2 si chiama Udeur 2, ve lo assicuro. Dall'altra parte abbiamo quelli che ci hanno governato negli ultimi 3 anni, ma anche loro stanno facendo dei nuovi listini a sostegno. La Lorenzin che fa Margherita 2.0. Sembra una presa in giro, ma è così. Cioè loro stanno rievocando quei partiti che hanno fatto cadere i governi e ci hanno mandato nell'instabilità. Ve lo ricordate? Mastella fa cadere Prodi, Fini che fa cadere Berlusconi. Stanno ricreando lo stesso modello per provare a fare 51%. Il numero magico è 51% dei seggi. Si raggiunge arrivando oltre il 40 per una forza politica singola, più del 40 con se fanno le coalizioni. Io non lo so se noi raggiungeremo il 40, però vi posso assicurare che anche se non dovessimo avere i numeri per governare da soli, io il Movimento 5 Stelle nell'angolo non lo lascio, perché so qual è il pericolo, quella gente là. E allora la sera delle elezioni faremo un appello a tutte le forze politiche e gli diremo: noi non scambiamo poltrone con nessuno, abbiamo una squadra di governo e la individueremo prima delle elezioni. Quindi voi conoscerete i nostri ministri prima delle elezioni. Ma se convergiamo sui temi, quelli di cui abbiamo parlato stasera, le priorità del Paese, andiamo dal Presidente della Repubblica e facciamo un governo. Dopodiché le priorità sono quelle che abbiamo stabilito, nero su bianco, e sono quelle che riguardano i cittadini, non i giochi di potere interni o i ministeri da dare a questo o a quell'altro. Questo non lo so se si chiama alleanza. A me non piace chiamarle alleanze. Questo è semplicemente convergere su dei temi e portare avanti un progetto per il Paese come la democrazia parlamentare richiede. Questi signori avranno 2 opportunità. Insieme non fanno 51%. Gli incastri non ci sono, perché questa legge era stata progettata per fare Forza Italia più PD 51. Ma il PD sta crollando a picco e Forza Italia è un partito del 15. Quindi 51 non ce l'hanno. Avranno 2 opportunità. Una è votare la fiducia al nostro governo sulla base di convergenze programmatiche, e l'altra è tornare a votare e quindi perdere la poltrona. Non so che cosa sceglieranno, io spero che scelgano il meglio per il Paese, ma noi questa responsabilità di dargli un governo e mettere al centro le priorità ce la vogliamo prendere, ma dipenderà da voi, dalla forza che ci darete come gruppo parlamentare per fare quelle cose che da 30 anni si aspettano in questo Paese. Io quando stamattina sono stato incontrato a CNA, Confartigianato, queste sono associazioni che io conosco da 5 anni, ma mi fanno vedere quando vado nelle loro sedi locali i manifesti di 30 anni fa in cui chiedevano abbassamento del costo del lavoro, sburocratizzazione. Ci sono temi storici di questo Paese che non si affrontano. Non si affrontano perché fino ad ora non c'è stata la libertà di affrontarli. Perché se ti finanziano la campagna elettorale quelli dei centri commerciali, tu governerai solo per i centri commerciali. Se ti finanziano la campagna elettorale le compagnie petrolifere, la transizione energetica verso le rinnovabili, non la farai mai, fingerai di farla. E questo è il problema che dobbiamo cominciare a fare. Scusate se ho abusato del vostro tempo, in ogni caso con le vostre realtà ormai lavoriamo sia a livello territoriale che nazionale spesso, e vi ringrazio tutti per essere stati qui, seguiteci nei prossimi mesi, ma soprattutto sui temi, su quello di cui abbiamo parlato stasera, perché il nostro tema fondante sarà la qualità della vita dei cittadini. Non vogliamo mettere nient'altro che questo al centro, e lo faremo con un programma che non è né di destra né di sinistra, ma che porta avanti delle norme di buonsenso che stanno dalla parte del Paese, dalla parte di quel 99% degli italiani che non possiede da solo il 25% della ricchezza nazionale, ma tutti insieme sono la maggioranza, la stragrande maggioranza di questo Paese, e dobbiamo iniziare a governare per loro. Grazie. La dottoressa Colutta e ovviamente anche Graziano La Rocca, e
sicuramente ringrazio anche Luigi Di Maio che è stato con noi da stamattina in Friuli Venezia Giulia, ha affrontato, questo è il quinto incontro praticamente con varie associazioni, abbiamo cercato di fargli vedere una regione che ci crede nel futuro e che è stata tante volte lasciata sola anche dalla politica. Noi abbiamo voluto fare questo incontro proprio per dimostrare quello che abbiamo anche già fatto e come detto noi abbiamo una grande forza rispetto alle altre forze politiche che è quella della credibilità in quello che diciamo, perché siamo stati e possiamo tranquillamente dirlo anche in questa regione, l'unica forza politica che ha sempre mantenuto le promesse fatte ai cittadini e agli elettori prima di presentarsi alle elezioni. Dopo questo vi ringrazio e vi auguro buona strada.